per dare qualità e fluidità alla sua avanzata. Attenzione però al lancio per Giglio in area di rigore. Giglio può provare il destro, Jezzo, miracolo. Due centrali del Napoli. Giglio è stato bravissimo andare nello spazio, qui lo vediamo alla conclusione. Sario, Caparella, la finta, poi il cross dentro, Sosa, poi Calaiò col sinistro, fallisce il più facile dei gol. Rivediamo il cross di Caparella, Sosa, dopo la spinta di Cordaz, Calaiò col sinistro, calcia male. Roso pubblico del San Paolo, la curva B. Il cross di Bogliacino col sinistro, Sosa, Napoli in vantaggio! Il Napoli in vantaggio con Sosa! E quando lo rivedremo, vedremo che Sosa allarga un braccio, impedisce parlo e lui ci arriva con la punta del piede. Guardate quanto è bravo Bogliacino e guardate quanto è bravo Sosa ad anticipare il suo diretto avversario. È così che deve fare l'attaccante, è così che deve fare la punta, andare sul primo palo e colpire così come ha fatto Sosa. Veloce Bogliacino, c'è Calaiò nello spazio, servito Calaiò in area di rigore, Calaiò al sinistro, Cordaz in uscita, cosa ha fatto Cordaz? Azione per il Napoli, eccola qui, la rivediamo, ha cercato Calaiò di toccare col sinistro con la punta, Cordaz in uscita, si è trovato il pallone addosso. Sinistra per D'Alessandro, il cross di D'Alessandro che tenta un pallonetto, traversa di D'Alessandro. Un altro pezzo di bravura di questo giocatore, ha visto Jezzo leggermente fuori, d'altronde Jezzo non poteva prendere una posizione diversa, aspettava il cross e invece lui col piede sotto, il cucchiaio.